Svincolo di Capaci, qui dove la mafia ha attaccato lo Stato, ha attaccato la società civile, qui dove lo Stato e la società civile hanno reagito contro la mafia. Noi ci troviamo in questo tratto di autostrada che dall'aeroporto di Punta Raisi porta, corre verso la città di Palermo. 30 anni fa un immenso cratere, un'immensa voragine per quei 500 kg di tritolo che la mafia piazzò in un cunicolo non molto distante da qui, a pochi passi da dove ci troviamo. Questo è il Giardino della Memoria. E stamattina alle 9 la deposizione della corona di alloro, l'omaggio delle istituzioni. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, con il capo della polizia, il prefetto Lamberto Giannini, hanno deposto questa corona di alloro alla base della stele che ha impresso i nomi del giudice Falcone, della moglie Francesca Morvillo, degli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Poi il minuto di silenzio. Il Giardino della Memoria, come vi dicevamo, un luogo molto particolare, da dove è partito il riscatto dei palermitani, della società civile e di tutta l'Italia. Ed è un luogo ancora più particolare, potremmo dire, oggi, perché qui è stata posta una nuova scultura, la vedete alle mie spalle, si chiama Risorto da Combattimento. È stata creata dall'artista ladino Gerard Moroder. Quest'artista ha una particolarità, utilizza nelle sue opere sempre pietra locale, e questa scultura è stata creata con i sassi, le pietre, l'asfalto di quella immensa voragine, di quell'immenso cratere che si creò qui proprio 30 anni fa. E siamo a due passi da quel cunicolo di cui vi parlavo, all'interno del quale la mafia piazzò quei 500 kg di tritolo per uccidere il giudice Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. Quindi, come dicevamo, luogo di riscatto, luogo di rinascita e di memoria viva, attiva. Oggi qui decine di studenti, perché raccoglieranno l'eredità di quella che è stata e di quella che è ancora la lotta contro la mafia. Da Capaci, dallo svincolo di Capaci, è tutto. A te la linea, Emma.